Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi è il secondo appuntamento con Base Perfetta, review di fondotinta. E oggi abbiamo come protagonista il Vanish Stick Foundation di Hourglass. Fondotinta che io non vedevo l'ora di provare da quando è uscito. Sarà un anno che lo voglio provare. È un anno che è uscito, comunque tanto. Dopo aver visto 8.000 review, dopo aver capito se poteva fare più o meno al caso mio, l'ho comprato. Quindi adesso vi lascio alla parte velocizzata, alla parte in cui lo applico e vi parlo delle specifiche tecniche del fondotinta. Una volta finito di applicarlo, invece ci saranno tutte le mie considerazioni finali. Ok, allora come sempre apriamo l'applicazione di Sephora dalla quale ho acquistato appunto il fondotinta. Vi dico subito che il prezzo è di 50 euro. Come vi dico sempre, aspettate un 20% di sconto, lo fanno spesso. Questo weekend, per esempio, sull'acquisto del make-up, solo online, c'era il 20% di sconto. Allora, fondotinta rivoluzionario con la copertura di un correttore, la fluidità di un liquido e l'impalpabilità di una polvere in una formula impermeabile a lunga durata per un'impercettibile copertura completa. L'esclusiva concentrazione di pigmenti di questo fondotinta consente la massima copertura con una minima quantità di prodotto, coprendo efficacemente lo scolorimento e le imperfezioni per una pelle perfetta e una finitura impeccabile. Fondotinta e correttori in uno, questa formula concentrata contiene la doppia quantità di pigmenti rispetto al fondotinta tradizionale per un'immediata copertura in un'unica applicazione. Formula waterproof a lunga tenuta per una copertura fino a 12 ore. La formula innovativa si regola in base alla temperatura corporea per sfumarla facilmente sulla pelle. Studiato specificatamente per il pennello, per fondotinta Vanish, come è scritto questa cosa? Vabbè, dicono che la devi usare col pennello suo. 26 tonalità, eccetera, eccetera. Allora, prezzo altissimo, 50 euro. Però se veramente fa quello che dice, sono 50 euro spesi alla perfezione. Vi dico subito, la mia colorazione è la Ivory. Ci sono tantissime colorazioni, se non avete modo di andare in un Sephora store a guardarle prima, cercate online i vari swatch. A me ha aiutato una ragazza su Instagram dicendomi, appunto, parlavamo di questo fondotinta e dicevo, ah, però ci sono tantissimi colori e sono indecisa su quale colorazione. Lei mi ha detto, io uso la Ivory, guarda le mie foto, più o meno siamo simili. In effetti sì, ed è andata bene. Allora, il fondotinta si tira su ed è praticamente così. Come lo applichiamo? Io ho tre metodi di applicazione: pennello buffing brush, spugnetta Real Techniques e pennello. Ve li ricordate questi pennelli qui? Andavano tantissimo tanto tempo fa, poi non si sono più visti, però per me è sempre un pennello che mi piace e mi piace tantissimo, soprattutto per queste tipologie di prodotto molto cremose che devono essere sfumate molto bene. E per questo fondotinta mi piace un sacco. Intanto lo stendiamo, così poi vi dico. Faccio così, facciamo mezzo viso, dai. Ok, io di solito faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. È un fondotinta molto molto cremoso, che però si stende, come potete vedere, facilmente e mi piace con tutti e tre gli attrezzi per stenderlo. Non mi ha mai dato problemi. Cioè, poi io magari posso avere le mie preferenze, come in questo caso preferisco questo genere di pennello, però se non l'avete, il buffing brush va benissimo. Non lo so, loro consigliano ovviamente l'acquisto del loro pennello, ma dato che è un pennello veramente caro, a meno che voi iniziate a truccarvi oggi e non abbiate pennelli, io non lo acquisterei, come non, infatti non l'ho acquistato. Ok, come vedete, questa è una passata di prodotto. È un fondotinta che si stende in maniera velocissima. Se siete di corsa la mattina o è perfetto anche da portare in viaggio, se siete di corsa è veramente un prodotto molto molto buono. Io continuo ad applicarlo. Allora, vi ricordate sempre che il mio tipo di pelle è una pelle mista. Siamo in inverno, ve lo ricordo, e quindi è meno grassa,
rispetto, meno oleosa rispetto all'estate o alla primavera, insomma, quando ci sono delle temperature più calde. La durata, sì, io concordo, nel senso che la durata è una buona durata di 12 ore, proprio è una durata di una giornata lavorativa. 8-10 ore le fa tranquillamente. Dopodiché non diventa, non sparisce, non va via, non va a segnare, non succede niente di strano, semplicemente ovviamente perde un po' di intensità durante la giornata. Però è un fondotinta che, vi giuro, non mi ha dato nessun tipo di parere contrastante. Cioè, tutte le volte che l'ho provato, in tutte le situazioni in cui l'ho applicato, per me è un fondotinta che è un buon fondotinta. Non lo reputo adatto ad una pelle grassa o comunque una pelle molto molto oleosa che produce molto sebo durante la giornata. Lo reputo adatto a una pelle normale, mista, anche una pelle secca, ma sinceramente neanche troppo secca perché ho paura che possa comunque segnare durante la giornata. Io ne metto un altro po', ma giusto per, non ce ne sarebbe neanche bisogno. Cioè, già con una sola passata, vedete che comunque la coprenza è ottima, è uniforma perfettamente, non mi lascia delle zone non coperte. Non so, è un prodotto che mi piace, veramente oggi sono contenta. Proprio per fare una cosa perfetta, poi io passo sempre un po' la mia spugnetta per settarlo meglio. Ha un finish luminoso, che comunque vedete che rimane molto luminoso, non è assolutamente opaco. Quindi per quello che non lo consiglio ad una pelle molto molto grassa. È un fondotinta base perfetta approvato? Sì. È un fondotinta approvato perché non mi sono pentita di averlo comprato, non mi sono pentita di averlo pagato e mi piace utilizzarlo. Io quando l'ho ricevuto avevo uno sfogo sul viso alimentare, quindi ero piena di puntini rossi e quando insomma ho potuto ritruccarmi ho iniziato a provare questo fondotinta. Vi devo dire che copriva perfettamente, copriva queste discromie, erano proprio, avevo proprio tantissimi puntini rossi tutti su questa zona qui e qua, quindi riusciva a coprirli perfettamente. È una durata che mi piace, tenendo conto che non è un fondotinta che dice di durare 82 ore, ne dice di durare 12, quindi una giornata lavorativa la fa tranquillamente. Comunque, molto spesso, cioè io più o meno se devo ritoccare il fondotinta, ritocco un po' tutti i fondotinta con quello che mi porto in borsa. Quindi ci sta. Io non ho applicato una cipria opacizzante, ma ho applicato una cipria fissante semplice. Ho utilizzato quella sempre di Hourglass nella palettina Ambient Lighting Edit, quella che vi faccio vedere sempre. Comunque adesso ce l'ho qua e non mi alzo, però la vedete sempre nei miei Get Ready With Me. E comunque l'ho messa anche nel video dei prodotti preferiti, quindi ve l'ho fatta vedere tantissime volte. Ho fissato con quella cipria perché è una cipria che fissa. Quindi mi toglie un po' la sensazione cremosa sulla pelle, ma allo stesso tempo non mi secca il fondotinta, quindi non mi secca tutta la base e mantiene la cosa che mi piace di più di questo fondotinta, l'aspetto luminoso. Come avete visto nei close up, un po' si deposita qui ai bordi del naso, ma io faccio così e va via, quindi non lo devo rifare durante la giornata. Non evidenzia tantissimo i pori e neanche li fa sparire. Va bene, cioè, questo effetto mi va bene, non mi delude. Non mi hai promesso niente, quindi io non sono delusa. Trovo però una pecca ed è l'applicatore. Questa forma triangolare non la trovo così comoda, cioè se è studiato per andare in questa zona qui,
non ha senso perché io ci arrivo comunque con il pennello e dovete fare molta attenzione a tirarlo giù, io lo tiro sempre giù bene perché una volta mi è rimasto nel tappo, infatti il tappo poi l'ho tutto pulito ma era completamente pieno di fondotinta, quindi ecco l'unica pecca iniziale che ho potuto riscontrare è stata proprio sul packaging, quindi su come è fatto, però mai sul prodotto. È un fondotinta comodo anche da ritocco, nel senso che magari io quella mattina ho messo un fondotinta, torno a casa, la sera devo riuscire, io cosa faccio? Invece di rifare tutta la base, vado a prendere questo e lo passo nelle zone in cui voglio un po' di ravvivare la base che avevo sotto ed è perfetto perché comunque si uniforma benissimo, il colore è giusto, mi piace. Ripeto, non è un fondotinta che reputo adatto a tutte e sicuramente non è un fondotinta che può piacere a tutti perché comunque dovete essere pro sick, nel senso che i fondotinta in sick, a meno che non siano degli opacizzanti e che abbiano appunto delle formulazioni specifiche, hanno un po' questa cremosità quando la si applica. Io ero abituata con lo stick di Shiseido, che è stato uno dei miei fondotinta preferiti nella storia, veramente tantissimi anni fa. E con questo rivivo un po' quell'ebbrezza, nel senso di uno stick che si applica facilmente su tutto il viso, si sfuma benissimo, dura quello che deve durare, uniforma, quindi mi piace. Il succo per me di queste review è sempre il valutare dopo un po' di utilizzi se quei 42, 50, quei soldi insomma spesi valgono la spesa. In questo caso li valgono, quindi io è un fondotinta che mi sento di consigliare, mi sento di consigliare perché è pratico, è pratico. Ci vogliono 2 secondi, cioè avete visto quanto velocemente si stende? È un fondotinta che non ha infranto nessuna promessa, questo è fondamentale. Perché se io compro online un prodotto e leggo delle caratteristiche, poi lo provo e dico "Ma che chi l'ha scritta quella cosa?" Allora lì mi sento un attimo così. Invece, se leggo delle caratteristiche e so che cosa mi aspetta, lo provo e dico è vero, sono contenta. Quindi, niente, questa era la review sul Vanish Stick di Hourglass e vi dico che molto spesso quando mi avete chiesto su Instagram che base hai oggi, che fondo hai messo oggi e io vi ho risposto lo vedrai in una base perfetta, è questo. Era questo fondotinta. Quindi, niente, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.